Buongiorno ragazze, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Ho fatto un sacco di contenuti, non che siano così tanto utili, però vi farò compagnia sia su TikTok che su Instagram e su Facebook. Quindi se volete seguitemi su tutti i miei social network, che vi linkerò qua sotto, non proprio link vero e proprio, ma i nomi ignori dei miei nickname dei miei social network, i miei Instagram, TikTok e via discorrendo, come Facebook e Instagram e vabbè, quante volte lo ripeto, comunque ci siamo capiti. Dunque, qua solo voleva essere un video di trucco, però non sono riuscita a fare video di trucco, però al momento farò solamente video di chiacchiere. Non so parlare, vabbè, non riesco proprio, vabbè, lasciamo perdere. Dunque, voi come state? E la prima che ve lo chiedo, nessuno mi risponde mai, ma vabbè. Dunque, so che vi dà fastidio questo mal di mare così, ma non ci posso fare niente. Ebbene sì, ragazze. Io sto cercando di fare più video possibili e non li faccio tutti i giorni perché non so quanto riuscirò a fare video tutti i giorni, ma almeno ci provo, almeno intento di farli. Appunto, questo è un video chiacchiericcio dove mi mostro così senza trucco, senza inganno, ma vabbè. Aspettate un attimo, un secondo, perché ho queste sopracciglia, non mi posso proprio vedere. Me le asciugo e me le faccio un attimo solo. Ok, eccomi qua, mi sono data una bella sistemata, potevo pensarci da prima. Scusate un po' per l'attesa, però così non potevo vedere. Mi sa che mi sono anche truccata, anzi senza, ecco, mi sa. È proprio così, questa ciuffa così non la posso vedere. Ok, mi ha dato anche una girata, ho conciato i capelli, non so cosa si possa vedere, ma è così. E mi ha dato una leggera conciata i capelli, poi mi sono anche un po' truccata, anche se so già che il trucco si scioglierà in un anno secondo, ma non ce ne importa niente a noi. Meglio truccate che sciattone del tutto. Non ho messo né mascara né niente, ho solamente messo un po' di correttore nelle occhiaiacce che ho, un po' di correttore da destra e manca, un po' di cipria per settare il tutto, per fermare tutto il correttore, se no se ne va a zonzo sulla mia faccia. E ho messo un po' di bronzer, null'altro, un po' di burro cacao, che poi non è burro cacao, ma labello della Valentina Ferragni. Ho rifatto le sopracciglia, già si nota, che penso si nota un miglio che le ho fatte. Non le ho fatte benissimo, ma a me non mi dispiacciono come le ho fatte. E quindi, wow, top, ci piacciono. Quindi, ragazze, sono felice, sono contenta, felicissima da non so quanti peli della pelle mia, pori della pelle mia, peli, cosa sto dicendo? Vabbè, pori della pelle mia, si vede la mia felicità, ma sono felicissima. Quindi che bello, sì, e vai, mi sono bella truccata, non definitivamente perché avrei voluto mettere un bel po' di mascara, un ombretto. Adesso mi direte, perché non l'hai fatto? Perché non lo fa aspettare troppo? Voi direte, vabbè, chi ti vuole ti segue, chi no, vada da un'altra parte. Vero, avete ragione voi, però anche per rispetto di chi mi è dall'altra parte, che mi aspetta chissà quanto. È bene che io vi faccio aspettare di meno, specialmente quando mi sto truccando. Se oggigiorno uno vuole più trucchi veloci e sicuri, più svelti da fare, specialmente se uno deve andare al lavoro o a scuola o all'università, vabbè, scuola e università è la stessa cosa. Comunque, se uno deve andare all'università vuole un trucco veloce, per il lavoro altrettanto. Quindi da qui in avanti penso che se riesco faccio un trucco veloce, non velocizzato, ma un trucco che mi permette di vivere, anzi non è che permette a me, ma soprattutto a voi, di realizzare un trucco in non so quanti secondi, tipo, non dico proprio il primer perché non so che si mette un primer la mattina, ho i miei dubbietti, ma almeno un correttore, una crema base, un correttore, una cipria, il rossetto, quello che è, poi il burro cacao per idratare bene 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 le labbra e basta.
Vi stavo dicendo dunque che praticamente uno per la mattina non è che ci deve mettere chissà quanto per truccarsi, basta una pena di burro cacao idratante per le labbra, mascara, ombretto, anche un ombretto matita, quello che è, e poi mascara, blush o terra, quello che preferisce, quello che preferite voi, e siete a posto. E siete pronti per andare a lavorare o anche all'università. Ma all'università, al lavoro è la stessa cosa. Almeno penso che sia così, perché lo studio è come un lavoro, è un bagaglio per prepararsi al lavoro. Quindi anche lo studio, come, ops, mi stavo dando una, vabbè. Anche lo studio penso che sia fonte di lavoro per il proprio cervello, ovviamente. Mentre anche il lavoro è uno studio. E insomma, c'è sempre da imparare, qualsiasi cosa uno fa, o la impara o la impara, e lì è, non si sfugge. Sto dicendo cose scontate, ma è vero. E sì, ragazzi, è la verità. E niente, io vi auguro adesso buon pranzo, perché non so quanti minuti ho parlato, per 6 minuti, e va bene così. Seguitemi dunque su YouTube, come avete fatto anche nell'altro canale YouTube, che tanto non so quando mettere contenuti, perché non lo so. Su TikTok, Instagram e Facebook. Ciao, a presto, un bacio. Mettete un like se vi è piaciuto questo video, un commento e iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i prossimi video di aggiornamento. Ciao. Ciao.